troviamo negli scritti di Luisa, per poi, arrivare a noi, perché anche noi possiamo trovare quelle parole importanti, come sono state per Maria e come sono state per Luisa, per anche noi incamminarci verso questo cammino nella divina volontà. E questa sera è la seconda parte di questo momento importante della vita di Maria e di Gesù, quando appunto dodicenne Gesù si perde nel tempio, viene ritrovato nel tempio in mezzo ai dottori. E se l'altra volta abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'esperienza di Luisa che viveva la privazione di Gesù, in questa seconda parte vorrei proprio spostare l'attenzione a quello che è accaduto dopo questo evento del ritrovamento di Gesù al Tempio, e precisamente del parlare della vita nascosta di Gesù a Nazaret. Noi di Gesù a Nazaret conosciamo veramente poco, la Sacra Scrittura ci dà poche informazioni su questo, ma gli scritti di Luisa scopriremo che Gesù parla molto della sua vita nascosta a Nazaret. Anzi, scopriremo che lo stile della vita nella divina volontà è proprio quello di vivere lo stile di Nazaret, della vita nascosta di Gesù a Nazaret. Ma andiamo per gradi. Ascoltiamo la parola di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Ma perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret, dove stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. L'abbiamo già ricordato la volta scorsa. La prova è sempre un momento di passaggio, al termine appunto della quale anche noi, come Maria, ritroveremo il Signore. O meglio, scopriremo che egli ci verrà incontro e ci mostrerà il suo volto. Luisa andava alla continua ricerca di Gesù, si lamentava della privazione di Gesù, ma sempre quando lo trovava si accorgeva che era lui che era andato incontro a Luisa. Anzi, tante volte viene descritto che
cercava Gesù e poi Gesù improvvisamente viene fuori da dentro di lei. Quindi Gesù era già lì, soltanto che lei non lo riusciva a trovare. Ecco, il manifestarsi del volto di Dio dopo l'esperienza angosciosa della sua assenza, del silenzio, costituisce un elemento molto ricorrente nella storia della salvezza. Tutte le esperienze mistiche sono caratterizzate da questa privazione di Gesù, da questa assenza di Gesù. Anche Maria ha vissuto la mancanza di Gesù, aveva il timore di aver perso Gesù. Dopo tanto cercare, al dolore per lo smarrimento succede questa immensa gioia che ritrova Gesù, lo ritrova, vede finalmente i tratti somatici di suo figlio e non capisce, rimane stupita di questo avvenimento. Vedete, Gesù, attraverso Gesù, Dio si comunica a noi, ci avvolge con la potenza dello Spirito Santo, ci introduce dentro questa realtà straordinaria del suo rivelarsi a tutti gli uomini. Non si tratta di una nostra fantasia, di un sentimento superficiale, di un'emozione, di un nostro desiderio, ma di una realtà tangibile che accade però sempre con tempi e modalità diverse dalle nostre, molto diverse. Ricordiamo anche la parola del profeta Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei sentieri non sono i vostri sentieri, i miei pensieri non sono i vostri sentieri. Quindi bisogna accettare questa imprevedibilità di Dio. E l'interrogativo di Gesù, rivolto ai suoi genitori, ma perché mi cercavate, sulle motivazioni del cercarle, noi lo dovremmo sentire rivolto in modo incalzante anche a noi. È evidente che non ci oppone un rifiuto, non manifesta fastidio nei nostri riguardi, ma questa domanda di Gesù ci chiede di fare chiarezza su veramente cosa ci muove ad andare alla ricerca di Gesù. È come se il Signore volesse purificare le nostre intenzioni, perché se il nostro fine è quello di cercare Gesù per possederlo, per ingabbiarlo nei nostri schemi, renderlo quanto più funzionale ai nostri progetti, in altri termini, fare un uso strumentale anche della fede, vuol dire che abbiamo sbagliato completamente direzione, siamo andati fuori strada. Il Signore non si lascerà mai arruolare al nostro servizio. Non diventerà mai lo schermo dietro il quale possiamo nasconderci per proseguire tranquillamente e raggiungere i nostri progetti, i nostri comodi. E tantomeno il Signore si lascerà usare come un trofeo. Ecco, io penso che cercare il Signore come l'ha cercato anche Luisa, significa liberarci da questo fardello dei nostri orizzonti, dei nostri progetti, dei nostri pensieri, per dare spazio ai progetti di Dio e capire che il nostro seguire Gesù passa attraverso la via stretta della disponibilità ad occuparci delle cose del Padre, a fare ciò che è la sua volontà, fare la volontà di Dio, come in cielo, così in terra, ad essere dei figli obbedienti alla parola di Dio. Ecco, vedete il turbamento, il dolore, l'angoscia, l'inquietudine provate dalla Madonna in occasione appunto della perdita del suo figlio.
e anche tutta la ricerca sono gli stessi che Gesù prova di fronte al nostro smarrimento. Quando si smarrisce un uomo, anche il Signore vive questo turbamento, dolore, angoscia, inquietudine e si mette alla ricerca di noi. Uno smarrimento che è frutto di un nostro allontanarci da Lui, un nostro lasciarci sopraffare dal peccato, al nostro continuamente condannarlo e crocifiggerlo. Lui vuole venirci a cercare, invece per donarci se stesso a noi e di manifestare completamente l'amore di Dio. Ecco, tutto il percorso di questo evento che si è concluso in modo positivo, la fine del brano del Vangelo ci dice che cosa è successo dopo. Dice il Vangelo: scese dunque a Nazaret e stava loro sottomesso, e sua madre custodiva queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, tutta la nascosta di Gesù è caratterizzata da questa obbedienza, da questa sottomissione, tra virgolette, di Gesù a Maria e a Giuseppe. La casa di Nazaret diventa, possiamo definirla, la palestra straordinaria dove si imparerà la bellezza del donarsi a vicenda, la gioia del servizio reciproco, l'amore fraterno. E Gesù è attento agli insegnamenti di suo padre e di sua madre, nei suoi gesti di tenerezza, nei loro gesti di tenerezza, nella fermezza dei loro rimproveri, perché vede in questo il concretizzarsi della sua futura dedizione alla volontà del Padre. Ecco, possiamo dire che il progetto di Dio, la volontà di Dio, richiede la pazienza anche di attendere la crescita anche in noi, la sapienza di saperlo tradurre in una quotidianità, di non mettere tanti ostacoli all'operato della grazia. E così la Madonna, che è stata resa una creatura mirabile dall'azione dello Spirito Santo in lei, insieme a San Giuseppe sarà appunto questa educatrice di umanità e di fede di Gesù, pensate, del suo creatore. Ed è vero che anche la nostra storia di fede, a ben guardare, è un tendere a Dio, un sottometterci a Lui nell'obbedienza della sua parola. Però si tratta di una sottomissione che costituisce un evento di liberazione, che porta frutti, non certamente una riduzione in schiavitù, di annullamento di noi stessi, di annientamento. Maria è silenziosamente la testimone di tutte queste cose, di quegli eventi misteriosi e straordinari che hanno caratterizzato tutta l'infanzia di Gesù. La Madonna è la vera credente per antonomasia, la quale custodisce, ci dice il Vangelo, e medita ogni cosa nel suo cuore. Cosa vuol dire custodirla? Vuol dire meditarle? Vuol dire tutto ciò che capita, metterlo nella volontà di Dio, custodirlo nella volontà di Dio e attraverso la volontà di Dio comprenderlo poco alla volta e tradurlo in scelte concrete della vita. Ecco, questa è la palestra che ha permesso alla Sacra Famiglia di crescere e a Gesù di crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E ora vediamo questa vita nascosta. Dicevamo all'inizio che dal Vangelo abbiamo poche notizie di dei 30 anni della vita di Gesù. Noi di Gesù conosciamo solo gli ultimi 3 anni, ma di tutti i 30 anni
che hanno preceduto il ministero pubblico di Gesù, noi sappiamo pochissimo. Ecco, una cosa bella degli scritti di Luisa è che se ne parla. E vi dicevo, addirittura lo stile di vita nella Divina Volontà è lo stile di vita della Sacra Famiglia a Nazareth, perché è una vita nel nascondimento. Anche nel libro della Regina ci viene detto che esteriormente tutto ciò che faceva la Madonna era quello che facevano tutte le donne di quel tempo: spazzavano la casa, si prendevano cura dei vari servizi, dell'educazione, però quello che accadeva dentro era straordinario, era meraviglioso, era il paradiso sulla terra. E allora cominciamo proprio da questo brano del volume 23 dell'11 marzo del 1928, dove appunto Gesù spiega a Luisa che tutta la vita nascosta di Gesù a Nazareth è stato il richiamo del regno della volontà di Dio sulla terra. Il regno della divina volontà è stato vissuto prima in questa vita nascosta di Gesù a Nazareth. Scrive Luisa: stavo pensando a quale differenza passava tra la Vergine Santa e il mio amabile Gesù, visto che in tutti e due il volere divino aveva la sua vita, il suo pieno dominio, il suo regno, e il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, tra me e la Regina Celeste, una era la volontà che ci animava, una la vita, però tra lei e me passava questa differenza. Un'abitazione in cui da tutte le parti entra la luce del sole, in modo che la luce la investe e la domina, non c'è parte di questa abitazione in cui la luce non faccia da regina, quindi essa è preda della luce, riceve sempre luce e cresce sotto l'influsso della luce. Invece un'altra abitazione possiede dentro di sé la sfera del sole, quindi non riceve da fuori la sorgente della luce, ma la possiede dentro. Non c'è differenza tra l'una e l'altra? Ora, questa differenza passa tra me e la mamma mia. Essa è l'abitazione investita dalla luce, si fece sua preda e il sole della mia volontà le dava sempre, sempre la nutriva di luce e cresceva nei raggi interminabili del sole eterno del mio fiat. Invece la mia umanità possedeva in se stessa la sfera del sole divino, la sorgente che sempre sorge senza mai scemare, e la sovrana regina attingeva da me la luce che le dava la vita e la gloria di regina della luce, perché chi possiede un bene si può chiamare regina di quel bene. Ecco, la prima caratteristica che ci viene consegnata di questa vita a Nazareth, questa vita nascosta, è che c'era questa unione di volontà ed era custodita dal sole della divina volontà che risplendeva nella casa, nell'anima, nella vita di Maria. La differenza che passa tra Gesù e la sua mamma è proprio questo, che Gesù è il sole, invece la sua mamma era, nella vita di Maria splendeva questo sole, quindi tutta la sua vita era inondata di questa luce, la nutriva di questa luce e l'ha costituita appunto regina. Dopo ciò seguivo il mio fiat divino, facendo il mio giro in esso. E giunta nella casa di Nazareth, dove
il mio amabile Gesù aveva fatto la sua vita nascosta per seguire gli atti suoi, gli dicevo: «Amor mio, non c'è atto che tu fai che il mio ti amo non ti segue, per chiederti per mezzo degli atti tuoi il regno della tua volontà. Il mio ti amo ti segue ovunque, nei passi che fai, nelle parole che dici, nel legno che batti, e mentre batti il legno batti il volere umano affinché sia disfatto e risorga il tuo voler divino in mezzo alle creature. Il mio ti amo scorre nell'acqua che bevi, nel cibo che prendi, nell'aria che respiri, nei fiumi d'amore che passano tra te, la tua mamma e San Giuseppe, nelle preghiere che fai, nel tuo palpito ardente, nel sonno che prendi. Oh, come vorrei starti vicino per sussurrarti all'orecchio: ti amo, de, fa che venga il regno tuo». Vedete, come sempre, Luisa, dopo aver ascoltato un insegnamento di Gesù, come quello che abbiamo ascoltato noi sulla vita nascosta a Nazareth, di come la vita di Maria era custode di questa luce che inondava tutta la sua vita, lei subito come reagisce? Inizia subito a fare quello che le permette di vivere quella stessa esperienza. E quindi cosa fa? Si unisce al volere divino, segue il fiat divino, fa il suo giro, entra nella casa di Nazareth e segue tutti gli atti che ha compiuto Gesù. È molto bello che poi va nei particolari e mette quel ti amo così fondamentale, importante, che è la, come dire, il ricambio che Dio si aspetta dalle creature. Lei fa, a nome di tutti, ripete quegli atti che Gesù ha compiuto, gli atti più concreti, più quotidiani, nelle parole che dici, nei passi che fai, nel legno che batti. Tutta la vita ordinaria di Gesù, Luisa la ripercorre e in ogni atto di questa vita ordinaria mette il suo ti amo, ricambia e ringrazia il Signore per tutto questo, cosa che Dio si aspetta da tutte le creature. E tutto questo nella quotidianità, nella ordinarietà. E questo ci dice una cosa molto importante, che appunto questa vita della divina volontà non è un qualcosa che ha dello straordinario per il suo manifestarsi in modo straordinario. Il luogo dove questo regno della divina volontà si deve manifestare e noi dobbiamo viverlo è nella nostra quotidianità, che rende straordinario tutto ciò che è ordinario. Noi tante volte siamo più spinti a cercare lo straordinario per se stesso, ma in realtà noi dobbiamo vivere il nostro ordinario in modo straordinario. E chi lo rende straordinario non è il nostro impegno, la nostra disponibilità, ma è l'agire di Dio in noi. Ed è bello che, mentre avrei voluto che il mio ti amo facesse corona a tutti gli atti di Gesù, lui si è mosso nel mio interno e mi ha detto: «Figlia mia, tutta la mia vita nascosta fu così lunga e non fu altro che il richiamo del regno della mia volontà divina sulla terra. Volli rifare in me tutti gli atti che avrebbero dovuto fare le creature in essa, per poi porgerli a loro, e li volli fare insieme con la mia mamma. La volli sempre insieme nella mia vita nascosta per formare questo regno». E infatti l'operare nella divina volontà non è altro che riprendere tutti quegli atti che il Signore ha compiuto
nella sua umanità che lui li ha fatti nella divina volontà, ma sono rimasti sospesi perché li ha fatti lui. Aspetta che le creature le facciano insieme con Gesù per ridare quella gloria che Dio aspettava dall'uomo. E si sono atti buoni per ricambiare la gloria, ma si sono atti cattivi per ripararli insieme con Gesù. Ecco, abbiamo visto in questo primo brano appunto come quella vita nascosta che è durata 30 anni, la maggior parte degli anni della vita di Gesù, non sono stati anni inermi, non sono stati anni dove non si faceva nulla, ma sono stati anni in cui Gesù, insieme a sua madre e a San Giuseppe, hanno vissuto tutto questo, questo regno che adesso aspetta di manifestarsi nella vita delle creature. Due persone, continua Gesù, avevano distrutto questo regno del mio fiat divino, Adamo ed Eva, altre due, io e l'altezza della sovrana regina, avremmo dovuto rifarlo. Sicché prima pensai al regno della volontà divina, perché la volontà umana era stata la prima ad offendere la mia col sottrarsi da essa. Tutte le altre offese venivano in secondo grado come conseguenza del primo atto. La volontà umana è la vita o la morte delle creature. Dipende tutto da come usiamo la nostra volontà umana, la sua felicità o la sua tirannia, e sventura in cui si precipita, il suo angelo buono che la porta al cielo o, trasformandosi in demonio, la precipita nell'inferno. Tutto il male sta nella volontà, come pure tutto il bene, perché essa è come fonte di vita messa nella creatura, che può zampillare gioie, felicità, santità, pace, virtù, oppure getta da sé fontanine di guai, di miserie, di peccati, di guerre che distruggono tutti i beni. Ecco, il Signore ci richiama alla responsabilità che abbiamo nell'usare la nostra volontà umana. La volontà umana è un dono di Dio, non è in sé cattiva la volontà umana, non è in sé negativa la volontà umana, è negativo il modo con cui l'uomo usa la sua volontà umana. E quando la volontà umana si perde, si unisce, o come Gesù chiede, si fonde nella volontà di Dio, ecco che la volontà umana permette al progetto di Dio di realizzarsi completamente nella vita degli uomini. Perciò, continua Gesù, prima pensai al regno della mia volontà, in questa vita nascosta per ben 30 anni, e poi con la piccola vita pubblica, solo 3 anni, pensai alla redenzione. E mentre nel formare il regno del mio fiat divino ebbi con me sempre vicino la mia mamma celeste, nella vita pubblica feci a meno, almeno corporalmente, della sua presenza, perché il regno del mio fiat mi costituivo io re e la Vergine Regina per essere primo io e poi lei il fondamento del regno distrutto dalla volontà umana. Vedi dunque come il regno del mio voler divino per necessità, per ragione e per conseguenze veniva formato con la mia venuta sulla terra in primo ordine. Né avrei potuto formare la redenzione se non avessi soddisfatto il mio Padre Celeste al primo atto offensivo che gli aveva fatto la creatura. Quindi il regno della mia volontà è formato. Non resta altro che farlo conoscere. E perciò non faccio altro che seguire insieme con te, ecco il ruolo di Luisa,
e porgerti gli atti miei che feci per formarlo, accompagnare gli atti tuoi perché scorra in essi il fondamento dei miei. Sto sull'attenti perché il tuo volere non abbia vita finché il mio sia libero. Insomma, e questa è un'espressione forte, sto facendo come ad una seconda mia madre. Sto richiamando tutti gli atti fatti insieme con la Vergine per deporli in te. Perciò sii attenta a seguire in tutto la mia volontà. Ecco, la nostra attenzione, l'attenzione che ci deve mettere Luisa, come l'attenzione che ci dobbiamo mettere anche noi, è proprio questa, quella di permettere al Signore di agire in noi e mettere tutto, far sì che il Signore deponga in noi tutti questi atti, tutto questo regno, per poi manifestarlo a tutti. E così andiamo avanti e prendiamo un altro brano del volume 29, datato 12 settembre del 1931. È interessante questo brano perché Luisa si trova davanti all'Eucarestia e si immagina la giornata di Gesù nell'Eucarestia. Luisa aveva un modo originale di porsi delle domande. E diceva, il Signore è nella presenza eucaristica, nella presenza reale del Santissimo. Ma come si svolge la giornata di Gesù nell'Eucarestia? Ed ecco che Gesù le risponde. Stavo pregando davanti al tabernacolo e nel mio interno dicevo tra me, ma che fai, amor mio, in questa prigione d'amore? E Gesù, tutto bontà, mi ha detto, figlia mia, vuoi sapere che faccio? Faccio la mia giornata. E dice, bello, interessante, perché dentro l'Eucarestia c'è l'intera vita di Gesù. Tu devi sapere che racchiude in un giorno tutta la mia vita passata qua giù. Incomincia la mia giornata con l'essere concepito e nascere. I veli degli accidenti sacramentali mi servono di fasce per la mia infantile età. E quando per l'ingratitudine umana mi lasciano solo e cercano di offendermi, faccio il mio esilio, altra esperienza della vita di Gesù, lasciandomi soltanto la compagnia di qualche anima amante che come seconda madre non si sta a distaccare da me e mi tiene fedele compagnia. Poi dall'esilio passo a Nazareth e faccio la mia vita nascosta, in compagnia di quei pochi che mi circondano. E seguendo la mia giornata come le creature si avvicinano a ricevermi, così faccio la mia vita pubblica, ripetendo le mie scene evangeliche, porgendo a ciascuno i miei insegnamenti, gli aiuti, i conforti che sono necessari. Faccio da padre, da maestro, da medico e se occorre anche da giudice. Quindi passo la mia giornata aspettando tutti e facendo bene a tutti. Chissà se noi qualche volta ci pensiamo che durante la giornata che cosa fa il Signore? Noi pensiamo che il Signore potrebbe darsi da fare per venire incontro alle nostre esigenze, soddisfare i nostri desideri, le nostre richieste, ma invece Gesù, passo la mia giornata aspettando tutti, aspetta noi, attende noi, attende che le creature finalmente ritornino a vivere nella volontà di Dio, da dove sono venuti fuori, e faccio bene a tutti. Ed oh, quante volte mi tocca restare solo, senza un cuore che palpiti a me vicino. Sento un deserto intorno a me e resto solo, solo a pregare. Sento la solitudine dei miei giorni che passai nel deserto quaggiù,
E oh, quanto mi è doloroso! Io, che sono per tutti palpito in ogni cuore, geloso sto a guardia di tutti. Mi sento poi isolato e abbandonato. Ma la mia giornata non finisce col solo abbandono. Non vi è giorno che anime ingrate non mi offendano e mi ricevano sacrilegamente e mi facciano terminare la mia giornata con la mia passione e con la mia morte in croce. Ah, è il sacrilegio, la morte più spietata che ricevo in questo sacramento d'amore. Sicché, conclude Gesù, rispondendo alla curiosità di Luisa, che cosa fa Gesù e qual è la giornata di Gesù nell'Eucaristia, dice Gesù, sicché in questo tabernacolo faccio la mia giornata col compiere tutto ciò che compì nei 33 anni della mia vita mortale. E siccome in tutto ciò che io feci e faccio, il primo scopo, il primo atto di vita è la volontà del Padre mio, che si faccia come in cielo, così in terra, così in questa piccola ostia, non faccio altro, attenzione, che implorare che una sia la mia volontà con i figli miei. Anche qui il desiderio grande del Signore è quello che la creatura viva una comunione intensa con Lui, una fusione con Lui, che la sua volontà sia una cosa sola con la volontà degli uomini. E, ecco sempre il compito di Luisa, e chiamo te in questa divina volontà, nella quale trovi tutta la mia vita in atto, e tu, seguendola, ruminandola ed offrendola, ti unisci a me nella mia giornata eucaristica per ottenere che la mia volontà si conosca e regni sulla terra. Sappiamo noi che Luisa, quando riceveva la comunione, alla mattina, quando veniva svegliata, e sappiamo che alla mattina presto andava lì il sacerdote a svegliarla con il segno di croce e lei ritornava nello stato normale, uscendo da quel solito stato di impietrimento dove viveva appunto tutte queste esperienze mistiche, subito veniva celebrata l'Eucaristia, la Santa Messa. E poi cosa succedeva? Succedeva che terminata la Messa, se voi avete in mente il letto di Luisa che ha delle tendine, quelle tendine venivano chiuse e Luisa doveva stare lì 2 ore, perché 2 ore doveva fare il suo ringraziamento. E io mi immagino che Luisa in quelle 2 ore di ringraziamento per aver ricevuto Gesù nel Santissimo Sacramento svolge proprio quello che abbiamo ascoltato adesso. Segue tutti gli atti che Gesù ha compiuto e li ricambia a nome di tutti, si unisce al Signore e ripercorre tutto ciò che è stata la sua vita. Ecco, penso che forse il Signore a noi non chiederà ogni volta che facciamo la comunione 2 ore di ringraziamento, però neanche 10 secondi quanto dura il solito nostro ringraziamento. Però riuscire anche noi, quando ci incontriamo con Gesù nell'Eucaristia, anche noi seguire tutti quegli atti che Gesù ha fatto, prenderli, farli nostri, farli insieme a Gesù, rifarli con Gesù. Insomma, è un esercizio continuo che ci fa vivere continuamente alla presenza del Signore e rende la nostra vita qualcosa di veramente straordinario, pur vivendo una vita ordinaria. E così, conclude Gesù, anche tu potrai dire: faccio la mia giornata insieme con Gesù.
proprio a partire dall'Eucarestia. E così arriviamo a questo brano del volume 24 del 7 luglio del 1928, dove ancora una volta Gesù parla della vita nascosta a Nazareth, nella casa di Nazareth, dove regnava la divina volontà. Scrive Luisa: stavo pensando tra me mentre, no, scusate, pensavo tra me mentre stavo accompagnando il mio dolce Gesù nella stanzetta di Nazareth per seguirne i suoi atti. Luisa fa sempre questo, quando pensa, vuole accompagnare Gesù per seguire i suoi atti, vuole sempre rifare tutti gli atti che ha fatto Gesù. Questo è l'esercizio continuo, l'allenamento continuo che ha permesso a Luisa di poter agire nella divina volontà. Il mio amato Gesù con certezza ebbe il regno della sua volontà nella sua vita nascosta, perché la sovrana signora possedeva il suo fiat. Lui era la stessa volontà divina. San Giuseppe, in mezzo a questi mari di luci interminabili, come avrebbe potuto non farsi dominare da questa santissima volontà? Ma mentre pensavo ciò, il mio sommo bene Gesù, sospirando di dolore, nel mio interno mi ha detto: figlia mia, certo che in questa casa di Nazareth regnava la mia volontà divina, come in cielo, così in terra. Io e la mia mamma celeste non conoscevamo altra volontà. San Giuseppe viveva ai riflessi della nostra, ma io ero come un re senza popolo, isolato, senza corteggio, senza esercito. E la mia mamma, come regina, senza prole, perché non era circondata da altri figli degni di lei a cui poter affidare la sua corona di regina, per avere la stirpe dei suoi nobili figli, tutti re e regine. Vedete, la vita nascosta di Gesù a Nazareth è stata una vita dove si viveva in questo regno della divina volontà, ma erano soli. Vivevano in modo solitario, mancava tutto il resto. E io avevo il dolore di essere re senza popolo. E se popolo si può chiamare quello che mi circondava, era un popolo malato, chi era cieco, chi muto, chi sordo, chi zoppo, chi coperto di piaghe. Era un popolo che mi faceva disonore, non onore. Anzi, neppure mi conosceva, né voleva conoscermi. Ricordiamo l'espressione di Natanaele quando gli viene, arriva la voce che alcuni hanno incontrato Gesù di Nazareth. E lui cosa dice? Ma da Nazareth che cosa può venire di buono? Nazareth era una città sconosciuta, un villaggio mai citato nella Bibbia. La prima volta che viene citato nella Bibbia è quando si parla di Gesù. Non faceva parte della storia di Israele. Eppure, Nazareth, da Nazareth è nato tutto. A Nazareth è avvenuta l'incarnazione con l'annuncio dell'angelo. A Nazareth la vita nascosta di Gesù ha fondato questo regno della divina volontà, e da Nazareth deve venire fuori, si deve manifestare, dallo stile che si viveva nella casa di Nazareth, che deve diventare lo stile dei figli della divina volontà, viene fuori questo regno, si manifesterà questo regno. Questo è importante considerarlo. Perché qui non ci viene tanto detto che cosa dobbiamo fare,
ma piuttosto ci viene detto lo stile come dobbiamo operare. E lo stile è proprio quello di Nazareth, dove si vive la vita ordinaria. Ripeto, noi non siamo chiamati a fare chissà che cosa in questo regno della divina volontà. Si vive l'ordinario, ma in modo straordinario. E ciò che rende straordinario è la presenza del Signore, è la divina volontà che agisce in noi, che rende il tutto straordinario. Altrimenti Gesù appunto dice: io sì, lo vivevo, ma ero un re, vivevo da re, perché sono re, ma senza popolo, e quelli che mi erano intorno erano pure malati. Invece, per poter dire che avevo il mio regno e governavo, avrei dovuto avere i ministri. E sebbene abbia avuto San Giuseppe come primo ministro, però un solo ministro non costituisce ministero. Avrei dovuto avere un grande esercito, tutto intento a combattere per difendere i diritti del regno della volontà divina. È un popolo fedele che avesse solo per legge la legge della mia volontà. Gli mancava tutto questo a Gesù. Ciò non era figlia mia. Perciò non posso dire che col venire sulla terra per allora ebbi il regno del mio fiat. Perciò il nostro regno fu per noi solo, perché non fu ripristinato l'ordine della creazione, la regalità dell'uomo, ma col vivere io e la mia madre celeste di volontà divina fu gettato il germe, fu formato il lievito per far spuntare e crescere il nostro regno sulla terra. E dietro questa immagine del seme, del germe, del lievito, sono immagini che noi ritroviamo nelle parabole di Gesù nel Vangelo. Il lievito nascosto sono le parabole del regno. Il lievito nascosto nella pasta, il seme gettato nel campo. Sono tutte immagini che ci dicono come questo regno cresce, questo regno diventerà grande, ma dopo ha bisogno di che qualcuno lo faccia operare, lo faccia agire. Quindi furono fatti tutti i preparativi, impetrate tutte le grazie, sofferte tutte le pene, perché il regno del mio volere venisse a regnare sulla terra. Onde si può chiamare il punto di richiamo del regno della nostra volontà. Ecco, carissimi, questa sera abbiamo voluto prendere come spunto il ritorno di Gesù dopo l'esperienza della perdita nel Tempio di Gerusalemme, e avevamo parlato l'altra volta sulla privazione, aver perso Gesù e vedere come Luisa, anche lei, soffriva di questo, e come lo viveva nella volontà di Dio, non smetteva mai di cercarlo, non si stancava mai di andare alla ricerca del suo Signore. Oggi abbiamo voluto invece guardare a quello che è accaduto dopo, che non era una punizione, perché dice che rimase loro sottomesso, ma piuttosto una vita vissuta pienamente nella volontà di Dio, che è stato ciò che ha preparato questo regno e che attende quel popolo, quei ministri, tutto ciò che serve perché questo re, insieme alla sua regina, non si sentano soli nel viverlo. Il richiamo del regno della nostra volontà. Fiat. Fiat, grazie Don Marco. Allora c'è
minuti, qualche minuto per qualche domanda, se volete. Avevo visto una mano alzata. Anna, non so se è un errore. Non sono io lì. Sì, boh, è un errore. Sì, scusa. Figurarsi. Va bene. Non ci sono domande. È stato tutto molto chiaro, bellissimo. Molto Ti bella, ringrazio. sì, Sì, è bellissimo. sempre chiarissimo, veramente. È stato un piacere ascoltarla, Don Marco Cannavò. Grazie, grazie infinito. Davvero, molto, molto bello. Grazie. Va bene. Bene, allora, come facciamo ogni volta, concludiamo il nostro incontro pregando insieme la preghiera per chiedere il dono della glorificazione sulla terra, della serva di Dio Luisa Piccarreta, con la preghiera, scritta dal vescovo Picchierri, che adesso proietto così la possiamo leggere tutti insieme. O Augusta e Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della santità della tua serva fedele Luisa Piccarreta. Ella ha vissuto, Padre, nella tua divina volontà, rendendosi sotto l'azione dello Spirito Santo, conforme al Figlio tuo obbediente sino alla morte di croce. Vittima e ostia a te gradita, cooperando all'opera della redenzione del genere umano. Le sue virtù di obbedienza, di umiltà, di amore sommo a Cristo e alla Chiesa ci spingono a chiederti il dono della sua glorificazione sulla terra, perché risplenda a tutti la tua gloria e il tuo regno di verità, di giustizia, di amore si diffonda sino ai confini della terra, nel particolare carisma del Fiat Voluntas tua, in cielo e in terra. Ci appelliamo ai suoi meriti per ottenere da te, Santissima Trinità, la grazia particolare che ti chiediamo, intendendo compiere la tua divina volontà. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era Come era nel nel principio, principio, ora e nei sempre, secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e Come sempre, era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Regina dei Santi, prega. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 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 Carissimi, grazie della vostra attenzione. Noi adesso ci risentiremo il primo lunedì. Devo guardare il calendario. Benissimo. Mi sa che è il 15 aprile. Sì. Perché il primo aprile è. Okay.
Quindi il 15 aprile ci ritroveremo qui e continueremo questo nostro percorso di conoscenza della vita di Maria, ma soprattutto di come Maria ha vissuto nella Divina Volontà per imparare anche noi attraverso anche gli scritti di Luisa. E adesso si continuerà con la preghiera, con la Sì, regina del Don Rosario. Marco, grazie. Intanto interrompiamo la registrazione. Fiat. Via, via.